Cagnana Miterno c'è molta preoccupazione nella popolazione e nelle famiglie dei lavoratori del cementificio Sacci. Esiste una legge regionale, infatti, che autorizza i cementifici a bruciare nei loro forni i CSS, combustibile solido secondario, cioè di fatto rifiuti solidi urbani. Questo a Cagnano non accade ancora, ma solo perché va adeguato il forno, ma le remore della popolazione sono diverse. Ci si deve adeguare al mercato e alla concorrenza, ma il lavoro sarà salvaguardato comunque? E la salute? La Regione nel 2015 ha già autorizzato di fatto questa attività, fino al 2027, la prima stortura perché una legge dice chiaramente che dal 2020 non si potranno più bruciare rifiuti. La Regione poi ha un piano industriale ben definito? Quanti rifiuti potranno bruciare in relazione alla quantità di cemento prodotta? Che rapporto c'è tra i rifiuti e il prodotto per i quali i cementifici esistono? I cementifici non sono inceneritori e loro dicono giustamente che non vogliono trasformarli in inceneritori. E siamo d'accordo, però noi non abbiamo nessun dato, non abbiamo dati che ci tranquillizzano, che tranquillizzano la popolazione, e neanche le famiglie dei lavoratori, però i lavoratori vedono anche lo spettro, il ricatto del licenziamento, non ci saranno più posti di lavoro. Già da adesso sta succedendo questa cosa, perché i lavoratori che sono andati in pensione non sono stati reintegrati alla cementeria. E inoltre c'è un problema di salute. Altre regioni hanno evidenziato già l'aumento dell'incidenza dei tumori nella popolazione, ma questo non lo ha fatto la regione Abruzzo e non lo farà, non avendo un registro tumori per mancanza di fondi. La paura è che si voglia far passare tutto sotto silenzio. Del resto l'autorizzazione regionale c'è dal 2015, ma soltanto ora se ne parla. Per quanto riguarda la regione Abruzzo, noi abbiamo dei problemi. Non funziona il registro tumori. Loro registra, la regione Abruzzo, una carenza cronica dei fondi per un registro tumori esaustivo e ben documentato. Abbiamo interesse a fare in modo che la nostra valle sia bella, pulita, il polmone verde d'Europa, le dicono di tutti i colori, e poi dopo cosa facciamo? Inquiniamo. Un'altra cosa molto importante: dove prenderanno l'acqua, che il fiume Aterno è in secca? Dove prenderanno l'acqua per questo forno? Perché c'è bisogno di tanta acqua. Dove la prendono? Il fiume Aterno è in secca. E sono pensieri che noi facciamo, però insomma, forse è opportuno ragionarci un po' meglio.